Beh, un programma promozionale che è caratterizzato dalla continuazione di uno sforzo che la Camera di Commercio fa dando fiducia all'Evet per essere presente in tutte le parti del mondo dove ci sono mercati nuovi, mercati più significativi. I dati che noi raccogliamo alla fine di ogni missione o di ogni intervento in una manifestazione fieristica ci confortano, e questo ci fa molto piacere, della capacità organizzativa che l'Evet ha ormai raggiunto. Questi ultimi tempi noi abbiamo superato tutti i traguardi di manifestazioni che sono stati fatti negli anni precedenti e gli indici di gradimento da parte delle aziende è certamente altissimo, quasi paragonabile al massimo dei parametri che noi abbiamo definito. Quest'anno faremo alcune iniziative di tipo particolare, torneremo in Libia, andremo in Uzbekistan, cioè stiamo cercando di fare di avere una presenza e di intercettare delle opportunità soprattutto nelle zone molto lontane, ormai fuori dai mercati della comunità europea, perché la comunità europea in quanto legata all'euro ha ormai delle caratteristiche che sono simili a quelle del nostro paese. Quindi se si vuole vendere certamente bisogna andare lontano, bisogna andare nei mercati extraeuropei. Soprattutto io vorrei sottolineare e ringraziare il Presidente e la Giunta della Camera di Commercio per la fiducia che sta dando all'Evet, non solo nella mia persona ma anche nel Consiglio d'amministrazione, e rivolgere un ringraziamento che non è formale ma che è dovuto alla dottoressa D'Ercole Calderano e alla dottoressa Bossalini, che veramente si stanno impegnando al limite delle possibilità che ormai la nuova legislazione dà alle aziende speciali per poter esplicare quella che è la loro missione. Noi continueremo in questo sforzo, il programma non è un programma rigido ma è un programma che è aperto, per cui se si verificassero delle opportunità siamo pronti a cogliere questo tipo di opportunità. E vorrei sottolineare con soddisfazione che la Camera di Commercio, in un momento in cui tutti parlano di Expo, ma nessuno fa niente o quasi niente, devolve delle risorse a questo tipo di problema e quindi è uno dei piedi su cui si basa l'export in questo momento, sicuramente nella realtà della provincia di Novara, ma certamente anche nella realtà dell'Italia settentrionale.